Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come potete leggere dal titolo, oggi il protagonista di questo video sarà il mio telefono. Mi avete chiesto su Instagram di fare il What's on my iPhone, visto che avete visto, mi sono fatta il nuovo iPhone e mi avete chiesto di mostrarvi quello che io ho nel mio telefono, quindi ho detto perché non farlo. Questo video in realtà mi fa un po' ridere perché mi ricorda, non so se è un video che ancora va su YouTube, cioè se si fa ancora, ma mi ricorda quelli che facevo quando ero più piccola, sempre appunto qui su YouTube, con i vari telefoni che avevo e forse ci sono ancora online e quindi mi fa ridere, però vabbè. Quindi a breve vi farò vedere quello che c'è nel mio nuovo telefono che ho comprato praticamente 3-4 giorni fa, ma in realtà non c'è niente di che. Ma prima volevo mostrarvi due nuovi, mi è arrivato un nuovo pacchettino ieri e mi sono arrivate due cover spettacolari da un sito che si chiama Purity. Vi lascio giù nell'info box il link al loro sito e anche della loro pagina Instagram. Quindi, visto che stiamo parlando di telefono, ho detto perché non mostrarle. Allora, ovviamente mi arrivo del pacchettino e dentro ci sono le due cover. Sono una più bella dell'altra e sono esattamente queste qua. Arrivano in questi pacchettini così. Partiamo da questa. Ah, in realtà la sfida andava qui perché ieri già l'ho aperto, ovviamente. Che non riuscivo a resistere e ho messo la spilla di una cover nell'altra cover. Allora, la prima è questa qui. Io vi straconsiglio di andare a vedere il loro sito perché, raga, hanno delle cover spettacolari dove che io non ho mai visto, cioè praticamente sono bellissime per tutti i tipi di telefono. E niente, allora, questa qui è fatta in questo modo, cioè bellissima, e niente, davanti invece così. Ok? E c'è praticamente per questa cover è uscito anche questo che in realtà non ho capito cosa serva. Allora, è adesivo, quindi penso. Ah, ok, va tipo attaccato qui. Questo qui è adesivo, va attaccato qui e c'è questo, penso. Poi non lo so. Credo. Devo capirlo. Vabbè, comunque, se lo sapete, scrivetelo nel commento a cosa serve. E niente, questa qui è spettacolare. Adesso ve la faccio vedere anche indossata nel telefono. Ok, l'ho messa sul telefono. Questo, vabbè, il celeste ovviamente è del telefono. E niente. Cioè, ditemi se non è spettacolare. Troppo, troppo, troppo bella. Passiamo alla seconda, che è esattamente questa qui. Anche questa è bellissima, cioè io veramente le adoro. Sono comunque morbide, quindi non sono rigide, troppo rigide. E niente, dentro sono anche belle morbide. Ed è spettacolare. Quindi fatemi sapere quale tra le due voi preferite, quale vi piace di più tra le due. Ma veramente sul sito ne hanno di tutti i tipi, quindi io vi straconsiglio di andarlo a vedere. Vi lascio tutto giù nell'info box. Detto ciò, passiamo al succo del video. Quindi adesso vi faccio vedere quello che io ho nel mio iPhone. E niente, intanto io vi comunque saluto perché non ci rivedremo in questo video, ma ci vedremo al prossimo. Quindi vi lascio al telefono. Allora, ecco qui il mio iPhone nuovo. L'ho preso appunto, come ho detto prima, 3 giorni fa, bianco. E vabbè, questa qua è la calamita per tenerlo in macchina, quindi scusate la calamita. E niente. Allora, questa è l'immagine che ho deciso di mettere. Aspettate che lo sblocco. A posto. Allora, diciamo che le app principali, anzi tutte le app che utilizzo quasi tutti i giorni, appunto, si trovano su questa schermata principale, cioè sulla prima. Poi abbiamo quest'altra e quest'altra, dove ci sono le solite app che sono già nell'iPhone, che però vabbè, secondo me inutili. Ma vabbè, andiamo avanti. Iniziamo dalle prime. Le prime quattro, anzi le prime sei, sono i social, quindi YouTube Studio, Instagram, Facebook, che non utilizzo, ma vabbè, ci sono anche le notifiche, ma vabbè, e WhatsApp e TikTok, quindi i social. Poi abbiamo la cartella di foto e video, dove abbiamo la galleria, YouCam Perfect e Facetune 2, sono due app che utilizzo per editare le foto, la fotocamera, FaceApp, iMovie, Lightroom, Pinterest, vabbè, queste qua sono tutte app per editare i video. Mi sta chiamando mio padre, poi lo richiamiamo, grazie papà.
Poi abbiamo Pinterest, dove prendo spunto per alcune foto che voglio fare. Feed Preview, che mi aiuta a capire come le foto staranno tra di loro poi su Instagram una volta pubblicate. E poi abbiamo Canva, che lo utilizzo soprattutto per creare le miniature dei video di YouTube. Poi abbiamo un'altra cartella che è quella del lavoro, quindi ci sono quattro app che utilizzo per il lavoro, ma vabbè, è inutile. Poi abbiamo Netflix, le impostazioni, l'orologio, mio padre che continua a scrivermi, papà fa be è un bellissimo tempo. Poi abbiamo il calendario, la calcolatrice, le note che vabbè non vi apro perché ci sono varie cose, appunti o anche cose mie. Poi App Store, mappe, poi abbiamo finanza, quindi praticamente ci sono le app delle banche, soldi, come si dice, insomma, Postpay, eccetera. Poi abbiamo l'app della cartella delle bollette, visto che io le pago tramite telefono, e quindi queste. Poi abbiamo questa qui che è l'app della telecamera, che ho in casa, quindi quando esco magari che voglio controllare whisky. Poi l'app di Vodafone, visto che ho Vodafone, subito.it, poi abbiamo traduci il traduttore, le mail, ne ho un pochino, i Gmail. Poi le solite quattro app qui sotto che Ci sono ci sono niente. sempre, telefono, Safari, messaggi e musica. Quindi per quanto riguarda le app principali sono queste nel mio telefono, quello che utilizzo, come vedete non c'è niente di che, non ci sono giochi perché non so se ancora esistono, cioè se ancora c'è gente che utilizza i giochi per il telefono. Io ricordo che quando ero piccola ero piena, ma adesso non li utilizzerei mai, quindi no. Poi abbiamo, vabbè, come vi ho detto prima, vi faccio vedere velocemente, ma alla fine sono le solite app che ci sono nell'iPhone: Dropbox, iTunes, Libri, Salute, Casa, Wallet, Meteo. Anzi, Meteo la dovrei spostare di là perché io sono fissata a guardare sempre il Meteo. Promemoria, suggerimenti, podcast, dov'è, comandi, contatti, file, Watch, FaceTime, Borsa, Apple Store, TV, GarageBand. Cioè, queste app non so nemmeno a cosa servono. Keynote, Numbers, Clips, iTunes e le ultime utility, memo vocali, bussola metro e Page che non so che cosa sia. Insomma, tutte queste app qua sono inutili secondo me perché non so proprio cosa sono. E niente, questo è quello che io ho nel telefono, quindi come vi ho detto all'inizio non c'è niente di che, ma ci tenevo a farvelo visto che me lo avete chiesto. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!